Buonasera e buon anno a tutti. Questa è la prima puntata del 2018 di Cuccioli e Campioni, ma è ancora un format vacanziero perché noi vi stiamo proponendo dalla scorsa settimana le fasi più divertenti, quelle che ricordiamo con maggiore piacere di Cuccioli e Campioni 2017, questa trasmissione che è nata a settembre dello scorso anno e ha già registrato una serie di 11 puntate. Noi abbiamo ospitato nel nostro studio allestito presso il convitto della Pescara Calcio dirigenti sportivi, allenatori, procuratori, giornalisti, ma soprattutto ogni settimana abbiamo ospitato e ospiteremo un giocatore della prima squadra che si racconterà ai nostri cuccioli, ovvero i ragazzi delle giovanili. Questa, come sapete, è la particolarità del nostro format che nasce insieme a Rete 8 e alla Pescara Calcio. La scorsa settimana abbiamo iniziato con Cuccioli e Campioni sotto l'albero, proponendovi il meglio delle 5 puntate, e adesso vedremo il meglio delle successive 5 puntate, quindi dalla sesta alla decima. Crescenzi, Fornasie, Fiorillo, Selasi e Pettinari sono stati gli ospiti di Cuccioli e Campioni nella seconda metà dell'anno 2017. Rivediamo come i nostri cuccioli si sono comportati con loro. Ciao Fiorillo, io sono Nicola e la mia domanda è: quale persona ti ha sostenuto nel tuo cammino da portiere? Insomma, tante sono le persone. Io, la mia famiglia innanzitutto, perché quando avevo la vostra età Genova è una città grande, quindi per andare a fare gli allenamenti a volte c'erano anche da fare un'ora di strada tra autobus, a volte i miei genitori non sempre potevano accompagnarmi e hanno fatto tanti sacrifici, ecco, e la mia famiglia in primis, poi sono tante le persone che mi hanno dato una mano, su tutti il mio mister, diciamo, del quartiere, che mi ha obbligato a giocare quando io non volevo iscrivermi alla scuola calcio. Andiamo avanti. Ciao Fiorillo, io sono Alessandro e la mia domanda è non ti emozionare, sono qua apposta. Parole tue. Allora dai, andiamo al ragazzo successivo e così tu riordini un attimo le idee e poi a me volevi fare tante domande in una. Ciao, io sono Andrea. Qual è la squadra più forte che hai incontrato? In generale? In generale dico l'anno scorso la Juventus, che secondo me è la squadra più forte che ho visto con i miei occhi. Ciao Fiorillo, sono Lorenzo e la mia domanda è: oltre al Pescara sei mai stato in Serie A? Un pochino con la Sampdoria quando ero più giovane. Ciao Fiorillo, sono Andrea. La mia domanda è: che lavoro farai dopo aver finito di fare il calciatore? Questa è una bella domanda, perché ancora ci sono tanti anni. Un po' già questa domanda mi mette un po' di tristezza. Mi piacerebbe allenare i portieri, però non lo voglio dire che poi Stefano si arrabbia, pensa che gli voglio rubare il lavoro, capito? C'è tempo. Ciao Fiorillo, io sono Adriano e la mia domanda è: che emozioni hai provato per la prima volta quando hai indossato la maglia della nazionale? Della nazionale Under 21 massimo, perché se non ci sono mai andato in nazionale A. Ma le ho fatte tutte la trafila ed è molto bello, perché quando soprattutto hai 16, 17, 18 anni è un po' la maglia della nazionale, emozionante, è affascinante, senti l'inno, inizi a giocare in stadi grandi dove non hai mai giocato, quindi è stata una delle esperienze più belle in assoluto della mia carriera quella. E adesso torniamo con il microfono al mini calciatore che prima si era un po' affermato perché aveva, come diceva Fiorello, tante domande da fare. Hai fatto altri ruoli oltre al portiere? No, mai. Non lo so, non so com'è l'emozione di fare un gol o un cross, qualcosa. Non ho mai avuto modo. Ti prende solo.
prendo solo i gol e una vita di a raccogliere la palla. Quando hai iniziato a fare il portiere? Ho iniziato quando ho iniziato a giocare nella squadra del mio quartiere, quindi a 9 anni. Ciao, sono Michelangelo e ti vorrei chiedere una domanda. Però. Quando l'allenatore ha messo Pigliacelli, tu come ti sei sentito? Domanda da giornalista. No, scherzo, come mi sono sentito? È normale che a un portiere dispiace come ogni altro giocatore quando non gioca, però nel calcio in generale le cose possono sempre cambiare, le partite sono tante, si può giocare un po' uno, un po' l'altro, l'importante è che la squadra vinca, che la squadra vada bene, perché così sono tutti più contenti, diciamo, più felici. E quando inizialmente non ho giocato non ho fatto nient'altro che impegnarmi ancora di più di prima. Andiamo avanti. Ciao, sono Luigi e la mia domanda è: quale attaccante ti ha messo in difficoltà? Tantissimi, tanti, veramente tanti. Però ecco, un attaccante, ne dico uno con cui ho giocato insieme più che contro, che era Gianluca Lapadula, che sotto porta era davvero un finalizzatore incredibile, anche nelle sedute di allenamento, e per un portiere era davvero fastidioso. Ciao, sono Paolo, la mia domanda è: chi è il tuo idolo? Il mio idolo, anche se sembra un po' scontato, però è Buffon. Fin da quando sono bambino, perché poi essendo nato io nel 90, dopo il 95, 2000 in poi ci fu la nascita di Buffon calcistica, e è rimasto il mio idolo, ma poi sono uno che cerca sempre di guardare quelli più bravi in generale, però Buffon è l'idolo da bambino fin dall'inizio. Tu sei stato anche il proprietario della Juventus. Sì, per un breve periodo, però sono sempre stato poi in giro in prestito. Ciao Fiorillo, sono Francesco e ti voglio dire una domanda. Ma quale parata è stata la migliore? Non sono tantissime quelle parate incredibili che ho fatto, quindi ce l'ho bene in mente. Allora, una che mi è piaciuta particolarmente è stata in una partita di Coppa Italia, Roma-Sampdoria. E anche quella di domenica, onestamente, è stata una parata che mi è piaciuta a livello tecnico. Ciao Fiorillo, io sono Giacomo. E la mia domanda è: nella tua famiglia, oltre a te, chi ha giocato? Ma giocavano un po' tutti, diciamo a livello dilettantistico, ma è sempre stata una passione, diciamo, di tutta la famiglia in generale. Poi i miei fratelli hanno giocato magari un po' con gli amici, diciamo che giocavano tutti, non sono riusciti a arrivare a fare i calciatori, ma è sempre stata una grande passione di famiglia. Ciao Fiorillo, io sono Thomas. La mia domanda è: a quanti anni hai iniziato a giocare a calcio? Un po' tardi rispetto al standard, tra i 9 e i 10 anni. Ciao Fiorillo, sono Giona. Ti piace giocare in porta? Questa è una bella domanda, sembra scontata ma non lo è. È filosofica questa domanda. Sì, mi piace, però ti posso anche dire che non avendo mai provato nient'altro, ormai è tardi, me lo faccio andare bene lo stesso. Allora, facciamo fare una domanda anche al preparatore dei portieri. Questa sarà una domanda di Vincenzo, sono Stefano. Vi conoscete molto bene. Questo voi? È un bambino intelligente. Abbastanza. È intelligente? Troppo buono. Più che altro la mia curiosità è: qual è il ricordo più bello legato alla tua carriera finora? Finora ne dico due, che sono appunto le due vittorie, sia quella con il Livorno, perché nasce da un gruppo bellissimo che veniva dalla scomparsa di Pier Mario Morosini l'anno prima, e quindi c'è stato un qualcosa di magico all'interno di quel gruppo.
E ovviamente anche quella con il Pescara è stata, credo ad oggi, l'emozione più grande. Non tanto la vittoria in quel momento, ma quello che poi ho visto con i miei occhi i giorni dopo, non mi era mai capitato nella mia vita. Qual era il suo idolo da bambino? Qual era? L'idolo da bambino. Il mio idolo da bambino... Ma a me mi sono sempre piaciuti... io parlo dei terzini, perché... a livello generale mi piaceva tantissimo Ronaldo, il fenomeno. Però terzino ho sempre amato Maicon, Dani Alves, i soliti che si sentono. Però come, diciamo, come giocatore in generale, forse Ronaldo era il mio, quello che amavo proprio guardarlo alla TV. Altra domanda? Passiamo al prossimo giocatore. Che hobby c'è dopo il calcio? Che altro lavoro ti piacerebbe fare? Allora, a me piace tantissimo il pugilato e i motori, le auto. Sicuramente quando smetterò di giocare mi dedicherò a questi due hobby. Il prossimo. Come allenatore, chi ti piace di più, Zaman oppure Odd? No. Sono due allenatori diversi. A me piacciono entrambi. Zeman sappiamo tutti che è un maestro. Infatti quello che mi dispiace è che ancora non riusciamo bene a trovare i meccanismi che vuole il mister. Però sono sicuro che col passare del tempo, speriamo meno tempo possibile, perché adesso è ora di quagliare e cominciare a fare punti. Però credo che con i suoi insegnamenti possiamo andare lontano. Per quanto riguarda Oddo, era un allenatore che gli piaceva più il possesso palla, dialogare. Zeman più verso il contropiede, è orientato. Però a me piacciono entrambi come allenatori. Prossima domanda. Qual è stata la partita più significativa per te? Ma più significativa forse è stato l'esordio con la Roma, perché è stata una cosa inaspettata e mi ha dato un'emozione grandissima e diciamo ha dato il là al mio giocare a calcio, quindi quella credo sia stata la partita più che mi ha dato di più. Ancora andiamo avanti. Quando sei andato al Pescara, con chi ti sei trovato subito meglio? Bene. Per quanto riguarda la seconda volta, diciamo, perché la prima purtroppo ho avuto un piccolo infortunio e per cui non ho quasi mai giocato. La seconda volta mi sono trovato bene, a parte che conoscevo quasi tutti, perché ci avevo giocato già sia contro che insieme con Caprari, con Verre, Mandragora, Torreira, era un gruppo devastante, la Padula, sicuramente me ne sto scordando qualcuno, però eravamo un gruppo davvero affiatato quell'anno. Andiamo avanti. Buonasera, a te dentro il campo ti rende più forte il tifo o la critica di un tifoso? Quando giochiamo in campo sicuramente il tifo ti dà quella carica in più. È normale che un giocatore secondo me non vorrebbe essere mai fischiato, perché se viene fischiato vuol dire che qualcosa si sta sbagliando, che non si sta facendo bene. Quindi credo che il tifo dei tifosi sia importante, anche in questi momenti dove non stiamo andando benissimo, però credo sia importante anche che il tifoso ci dia una mano. Ancora? Tu da ragazzo avresti mai pensato di arrivare a questi livelli? Ma quando avevo 10, 11, 12 anni, 13, anche 14, non ci pensavo nemmeno. Pensavo solo a divertirmi e giocare
ero spensierato, poi man mano con il passare dell'età cominci a capire che comunque hai delle buone qualità e quindi cominci a capire che magari puoi andare avanti, però per quanto riguarda i primi anni io credo che sia importante il divertimento, essere spensierati e vivere alla giornata. Ancora. Io dalla prima volta che ti ho visto giocare la cosa che ho subito notato di te sono i tuoi polpacci sviluppati rispetto a tutti gli altri giocatori, e ti volevo chiedere se fai un allenamento particolare rispetto agli altri per avere questi polpacci. Guarda, io credo sia proprio la struttura fisica, anche perché di palestra, a parte che con Zeman non la facciamo, ma nemmeno la parte alta faccio, quindi credo sia proprio la costituzione. Bombetta. Ancora. Se da piccolo volevi fare il calciatore, in che squadra sognavi o sogni ancora di giocare? Io da quando sono piccolo che sono della Roma, quindi credo che il sogno che ho fin da bambino era quello di giocare nella Roma. Diciamo che l'ho vissuto per l'esordio, però poi sono sempre andato in prestito. Credo sì, il sogno era quello di rimanere alla Roma, però adesso sto qui a Pescara e l'importante è fare bene. Qui ho vissuto gioie e dolori, la promozione in Serie A e purtroppo l'altro anno la retrocessione in Serie B. Speriamo di fare un anno su, un anno giù e il prossimo su. Però io qui mi trovo bene con la famiglia, con i tifosi, con l'ambiente, e spero di rimanere il più possibile. Prossima domanda. Quando ti è arrivata questa notizia del prestito, come ti sei sentito? Del prestito dove? Dalla Roma al Pescara? Sì. Ma ero contento di venire a Pescara, anche perché sapevo che alla Roma era difficile rimanere. Poi sapendo che il Pescara è a parer mio è una tra le 5 migliori in Serie B e può tranquillamente essere una società importante in Serie A, quindi spero che in un futuro di tornare con questa maglia a vestire e a cavalcare i terreni della Serie A. Prossima domanda. Com'è stata l'esperienza di esordire in Under 21, Under 20 in nazionale? Diciamo quello è stato un mese per me stupendo, perché in un mese ho esordito sia in Serie A che in Under 21 con Casiraghi. Sono state delle emozioni che ancora oggi non riesco a descrivere. Austria-Italia? Hai fatto l'esordio in Austria-Italia? Sì, 2000? Non ricordo nemmeno perché mi è passato di tempo. 2009? No, era con Casiraghi, sì, nel 2009, sì. È stata un'emozione stupenda. Purtroppo sono cose che dopo finiscono, perché l'Under 21 ho passato 2 anni e vestire la maglia dell'Italia è una cosa stupenda, è il sogno di tutti noi. E niente, comunque lo porterò sempre nel cuore questa cosa, perché è stata una cosa bellissima. Ciao Alessandro, ti volevo chiedere come ci si sente ad entrare in campo con lo stadio pieno di tifosi e i cori ad incitarvi. Anche questa è una cosa bellissima. Spero che anche voi un giorno potrete sentire il calore dei tifosi in partite importanti come lo erano l'altro anno in Serie A e come lo sono quest'anno in Serie B. Sentire i tifosi che ti incitano credo sia una delle cose più belle e poi ti danno una carica eccezionale. Quando eri un ragazzino come noi, quanti sacrifici dovevi fare? Questa è una bella domanda. Io parlo per me, ho fatto tanti sacrifici perché uscivo la mattina, andavo a scuola, poi direttamente mangiavo un panino in macchina e andavo a Trigoria e tornavo alle 7:30 di sera.
e 7, 7 e mezza e dovevo fare i compiti e il giorno dopo ripartiva la stessa routine, quindi credo che rispetto a magari a bambini o ragazzi che non facevano uno sport agonistico, sicuramente ho fatto tanti sacrifici, anche magari il sabato sera o il venerdì sera non uscivo quasi mai perché il giorno dopo c'era la partita, però sono sacrifici che credo ne sia valsa la pena. Buonasera, volevo chiederti se ti sei adattato facilmente a questa nuova vita da professionista, da comunque sei una persona famosa, e quando a 12 anni, 13 anni eri un ragazzo, vivevi una vita normale come ad esempio la nostra. Ma famoso forse è un parolone, però sicuramente è bello anche andare magari in giro in centro e vedere che magari ragazzi, bambini o signori ti riconoscono, però non è una cosa importantissima, l'importante è impegnarsi ogni giorno durante l'allenamento, fare una vita sana e secondo me la cosa più importante è comunque la famiglia, quindi cercare di organizzarti la giornata e vivere stando in famiglia secondo me è una cosa bellissima. Ciao Alessandro, volevo chiederti, quando il Pescara è salito in Serie A, come ci si è sentiti a marcare dei giocatori come Higuaín, Dybala, Insigne, dei veri e propri professionisti? È stupendo anche questo, però quando sei lì in partita nemmeno ci pensi, anzi pensi a non fargli toccare palla e delle volte è successo, delle volte non te la fanno vedere, però... comunque sono emozioni eccezionali. Vai, penultima domanda. Buonasera, siccome io faccio il suo stesso ruolo, cioè il terzino sinistro o destro, volevo ricevere alcuni consigli per la mia carriera da terzino. Allora, al giorno d'oggi bisogna essere bravi, come stavo dicendo prima, anche in fase offensiva, quindi l'importante è cercarsi di migliorare tutti i giorni e vedere dove si può migliorare. Tu dove sei bravo? In fase difensiva, in fase offensiva? Se sei bravo in fase difensiva sicuramente dovrai migliorare anche in quello, perché ancora... anche io devo migliorare in tutto, però magari sai il tuo punto debole qual è e ogni giorno magari ci lavori, magari devi migliorare nei cross, a fine allenamento ti fermi, ti metti a crossare con due o tre compagni, e quello secondo me è importantissimo, anche a fine allenamento se uno vuole migliorare in una cosa si ferma e finché non la ottiene non molla. Ultima domanda. Giocando nelle giovanili della Roma, ti è dispiaciuto che Totti se n'è andato? Cioè. È dispiaciuto sì, ma credo sia una cosa che ha dato dispiacere a tutti qui in Italia, perché come sappiamo Totti è un campione. E quindi sapere che non calcherà più i campi di calcio sicuramente è una notizia bruttissima. Però questo è anche il ciclo di un calciatore, quindi adesso lui sta sistemato e quindi si gode la vita. Buonasera Fornasier, io mi chiamo Jacopo e ti volevo domandare se... Cosa hai provato quando ti hanno chiamato da giovane al Manchester United? È stato un periodo strano per me, perché contattarono i miei genitori, perché ero ancora molto giovane, e quando i miei genitori me lo dissero ero rimasto un po' spiazzato, perché a dirti la verità il Manchester mi stava pure un po' antipatico, perché vinceva sempre. E io comunque stavo benissimo alla Fiorentina, mi ero inserito bene con i compagni, anche con i ragazzi a scuola, con tutti,
È stata una decisione difficile comunque, perché molto giovane, però comunque sia, ho pensato che fosse una grandissima opportunità e ho preso questo rischio e ho scelto di andare. Fu anche un'operazione polemica, lo definirono uno scippo, perché insomma togliere un talento come te all'Italia suscitò insomma qualche disapprovazione. Vai. Buonasera, Fornasier, mi chiamo Alberto. È più difficile giocare in Italia o all'estero? Bella domanda, sono tutti e due, sono due calci diversi. In Italia bisogna metterci molto più attenzione, giocare molto di squadra e essere uniti sempre, mentre magari in Inghilterra soprattutto è più un gioco di forza, fisicità e anche più, un po' più individuale che in Italia. Prossimo. Buonasera, sono Riccardo. Ti volevo chiedere qual è il tuo giocatore preferito e perché lui? Ci sono tanti grandissimi difensori che ho sempre ammirato, italiani, come a me piaceva tanto Cannavaro dopo il mondiale nel 2006, ma allo stesso tempo anche Barzagli, ora come ora, è un esempio per tutti coloro che vogliono fare difensori, secondo me. Buonasera, sono Tommaso e volevo domandarti come ti sentiresti quando l'arbitro fischierebbe un rigore contro di te e anche procurato da te. Come mi sono sentito? Correggiamo qualcosa. Ti sentiresti quando se l'arbitro fischiasse, ecco, diciamo, perché noi dobbiamo educare anche un po' anche noi come fanno gli allenatori. Mi sono sentito parecchio male e a volte pure è capitato che magari secondo me il rigore non c'era, però bisogna mandar giù e sperare che il portiere la pari. Buonasera, sono Francesco, ho 10 anni e volevo domandarti che quando ti fai male come curi l'infortunio? Con lo staff medico della squadra cerchi di rimetterti il prima possibile, ma anche lì è molto, magari con un infortunio come quello che ho avuto io quest'estate è stato un po' logorante perché è stato lungo e ho provato a fare anche tante cose per tornare prima, però non riuscendoci è stata dura. E niente, poi comunque col tempo passa tutto, si rimette a posto tutto e si torna come prima. Buonasera, sono Pierpaolo e volevo chiederti cosa vorresti fare dopo che hai completato la tua carriera. Ancora non ci sto pensando. Sì, sperando che sia il più lontano possibile, sì. Però non lo so, ancora veramente non ci ho pensato. Buonasera Farnasier, io sono Alessio e la mia domanda è: come ti sei sentito nella tua prima partita in Serie A con il Pescara? La prima partita in Serie A col Pescara ero molto orgoglioso perché avevo giochicchiato un po' con la Sampdoria Serie A, però ovviamente non ero un titolare, ero giovanissimo, e mentre col Pescara dopo un anno di Serie B vinto come quello che abbiamo fatto noi ero molto orgoglioso di vestire questa maglia in Serie A. Buonasera, sono Cristian e la mia domanda è: ti trovi bene a Pescara e quando finisci la tua carriera ci vorresti vivere? Sì, ci sto talmente bene che non mi sto andando più, però sì, è una bellissima città, si sta molto bene e poi Pescara è una città che vive di calcio, lo sappiamo noi, perché nel bene e nel male i tifosi sono sempre molto calorosi e a fine carriera potrebbe essere una di quelle città molto belle da vivere. Buonasera Fornasier, la mia domanda è: come ti sei sentito quando l'Italia è stata eliminata dai mondiali dalla Svezia? È stato un po' triste tutta la sera, molto triste, perché più magari per anche quegli ambasciatori che poi lasciano la nazionale, come Buffon o lo stesso Barzagli che dicevo prima, perché con tutti i sacrifici che anche loro comunque hanno fatto si meritavano un'ultima vetrina importante come quella del mondiale. Forse c'è la possibilità di un ripescaggio, forse no, soltanto sarà un sogno, perché alcune società del Sud America non sono in grado di gestire economicamente
l'invito, ragazzi. C'è questa possibilità? Non lo so, qualcuno sì. diceva che... Ah, l'hai sentito anche tu? Sì, sì, beh, c'è questa possibilità. Possibilità molto lontana, che però potrebbe anche capitarci molto in Italia. Speriamo. Speriamo. Mm. Allora, andiamo avanti con le domande? Buonasera, sono Cristiano. Con quale squadra importante vorresti giocare? Beh, prima di tutto vorrei rigiocare in Serie A col Pescara. E poi quello che viene in Italia... Ci sono molte società ben organizzate e una di queste che ora come ora mi sta piacendo moltissimo è l'Atalanta. Buonasera Fornasier, sono Cristiano. Ti volevo chiedere prendi fiato, passa il se vuoi puoi passare il microfono al compagno e poi ci pensi. Qual è stato il giocatore più difficile da marcare e fermare? L'anno scorso mi sa che parecchio abbiamo marcato a periscopio anche noi. Non l'hai fatto niente, se hai avuto difficoltà. No, Serie A sono... Sono tutti attaccanti molto forti e preparati che ti possono cambiare la partita da un momento all'altro. E ogni squadra di Serie A c'ha attaccanti fortissimi. Buonasera Fornasier, tu vorresti giocare una finale di Champions con la tua squadra del cuore? Assolutamente, Champions nazionale penso siano un po' i sogni di qualsiasi bambino, magari anche il vostro, quando iniziate a giocare. Buonasera Fornasier, sono Robert. Come ti sei sentito quando sei andato in Serie A e dopo sei retrocesso in Serie B? È stato un brutto colpo, ma... più per la retrocessione, forse un po' per come siamo retrocessi, però abbiamo imparato anche da lì, ho cercato di imparare dai miei errori, dai nostri errori di squadra e di farne tesoro. Prossimo. Buonasera, buonasera, come ti sei sentito quando hai fatto il primo gol in Inghilterra? È stato un bel gol, mi ricordo, e poi veniva in un periodo non bellissimo, però proprio per quello è stato ancora più bello, più significativo. I due allenatori, accompagnatore, vogliono aggiungere qualcosa? Vai Manuel. La mia domanda è un po' curiosa, diciamo. Mister Zema, tra il primo e il secondo tempo, cosa vi trasmette, cosa vi dice? Perciò è una domanda curiosa. Domanda da allenatore. Sì, parla spesso agli attaccanti, devo dire. Gli spiega i movimenti che abbiamo fatto bene, quelli meno bene e come dobbiamo magari continuare a muoverci e a segnare. A lui piace molto giocare offensivo, come tutti sappiamo, e quindi punzecchia parecchio loro. Niente, il no, Stefano non vuole... Sì, niente, voglio chiedere, visto che l'ultima partita è stato titolare, si spera di continuare a giocare titolare, quindi essere importante, sperando per ritornare in Serie A. Assolutamente, io come faccio sempre mi alleno meglio possibile e poi però le scelte le fa il mister, noi non le discutiamo ma dobbiamo solo continuare a fare bene per noi stessi e per il Pescara. Com'è stato andare in Serie A? È stata un'emozione molto grande, non ho mai vinto qualcosa così, è stata la mia prima volta a vincere un campionato, quindi ero molto contento. Seconda domanda? Ma l'hai scelto tu il numero 24? Sì, e perché? Ho scelto così a caso perché il numero in quei momenti lì il numero scelgono quelli più grandi e poi quelli più giovani scelgono dopo, quindi ho scelto questo così, non ho nessun motivo. Grazie. Prossima. Quando il Pescara ti ha chiamato per il provino, cosa hai pensato? Ero molto contento, diciamo, perché ero già in Africa e è arrivata questa chiamata, quindi ero contento a venire almeno qua a provare a fare
come si dice, a fare il cacciatore proprio. Grazie. Prego. Se non fossi diventato calciatore, cosa avresti voluto fare? A studiare. Grazie. Prego. Studiare cosa? Cosa ti sarebbe piaciuto studiare? A studiare scienze, come si dice? Scienze. Ecco. Il centrocampo è il gancio fra la difesa e l'attacco. Credi di essere un centrocampista più offensivo o difensivo? Più difensivo, perché non mi piace vedere le altre squadre a giocare che noi corriamo dietro, capito? Quindi a me piace rubare la palla dall'avversario, così almeno noi corriamo di meno. Grazie. Prego. Quando eri come noi, sei sempre stato costante negli allenamenti? No, come voi no, ho sempre giocato con gli amici, così vado a scuola e poi torno a casa. Se non ho niente da fare, vado con gli amici così a giocare, così. Ah, quindi non frequentavi una scuola calcio regolarmente? No. Andavi come gioco così, sì. Sotto casa? Sì. Ah. Grazie. Prego. Come bisogna comportarsi? Comportarsi? Prima della partita? Prima della partita ho sempre stato da solo e poi sono uno che mi piace a sentire le musiche, ascoltare le musiche proprio, quindi sono sempre con le cuffie. E poi quando è il tempo della partita tolgo e poi sono sempre carico dopo le musiche. Prego. Secondo te che problema c'è nel calcio italiano? Per me il calcio italiano è un campionato che in tutto il mondo parlano molto bene di questo campionato. Peccato che l'Italia non è andato in mondiale, perché non lo so perché, però anche per me mi dà un po' fastidio a vedere il campionato mondiale senza Italia. Grazie. Prego. Scusate, una parentesi, Bruno Nobili, ti ha colpito quello che ha detto lui poco fa, che giocava così con gli amici, lui non ha fatto un percorso come normalmente svolge in Italia. Infatti come età loro, capito? Giocavo con gli amici così e poi da lì è venuto Stefano Meloni. Uh-huh. E poi mi ha portato al suo gruppo. Suo gruppo. Dove stava lui probabilmente non c'erano scuole calcio attrezzate come sono qua in Europa, insomma qui da noi, da loro mancava questo. Andiamo avanti con le domande. Qual è l'emozione più grande quando si entra in campo? È mio prima partita qua a Pescara, l'anno con Ses Cosmi, che i tifosi a entrare proprio in Adriatico a giocare davanti a tutti questi tifosi che cantano, mi è venuto un'emozione molto grande, perché non ho mai fatto in quei momenti lì, non ho mai giocato in campo così a vedere i tifosi che cantano, la gente che ama la maglia così, quindi quelle giorni lì ho sentito proprio a fare i giocatori. Ancora? Le volevo chiedere se quest'anno riusciremo ad andare in Serie A o resteremo in Serie B. Di questa storia qua non lo so, però proviamo a fare tutte le cose per andare, se no per andare in playoff riusciamo a andare. Che cos'è per te il calcio? Per me è la vita, per me è il lavoro più bello nel mondo. Grazie. Prego. Chi era il tuo idolo quando eri piccolo? Il mio idolo era Asamoah, che sta a Juventus, non perché è un giocatore forte o un giocatore esperto, però come i giocatori, ogni tanto da noi in Africa parlano di giocatori che
senti che questo giocatore in Europa ha fatto qualche cosa qua, ha fatto questa cosa qua, però da lui non ho mai sentito una storia brutta su di lui, quindi mi ha, come si, è stato un esempio, mi è piaciuto anche. Ecco, è stato un esempio per me proprio. Giocatore ti rilevi? Tiri? Cioè, come ti vedi come giocatore? Le mie caratteristiche, mi sa, è un, o anche tu come ti consideri come giocatore, se ti consideri il giudizio che eri te stesso? No, non è me stesso, è questo giocatore Paul Pogba. Ah. Lui. Ma tu volevi sapere le sue caratteristiche o in quale giocatore ti rivedi? No, le sue caratteristiche. Volevi sapere le tue caratteristiche. Ah! Il mio caratteristico è uno che ha tante corsa in mezzo a campo, è uno che è anche aggressivo sulla palla. Non sono uno che ha tutto questo dribbling in cui le faccio due tocchi, tre tocchi così. Grazie. Prego. Qual è stata la sua più grande emozione in ambito nell'ambito calcistico? Quando abbiamo vinto il campionato. Che grazie. Prego. Come ti sembra l'allenatore Zeman? È un top proprio, perché è uno che parla poco, però ti insegna tanto. Grazie. Prego. Come ti sentiresti se in un futuro verresti convocato in nazionale? Venissi convocato benissimo. In nazionale, qui passiamo proprio il preside, se no ci bacchetta. In Italia o al mio paese? Il paese è il tuo. Il paese mio sarà un'emozione molto grande per me. Grazie. Con chi è più il rapporto di amicizia tra i tuoi compagni di squadra? Tutti, perché io sono uno che scherzo molto di più, non so che molto di più, però scherzo tanto in spogliatoio. Quindi con tutti, con ognuno, vado a scherzare con ognuno. Perché fratelli, non, ecco. Sono tutti fratelli. Fin da piccolo il tuo sogno è stato fare il calciatore? Da piccolo no, perché mia mamma non mi dà tanto tempo per andare a giocare, quindi mi fa studiare molto di più. E quando ho un piccolo, come si dice, break da mia mamma, scappo per andare a giocare con gli amici. Grazie. Vogliono aggiungere qualcosa? Volete un po' commentare? Oppure i nostri tecnici commentare? O ci sono altre domande? Ne vuoi fare un'altra? Allora, intanto quella sulla prossima partita alla fine, ragazzi, se avete preparato una... Ah, ne vuole fare un'altra? Beh, allora, intanto diamo comunque la parola a Mamma. Da tifoso, il 9 giugno, quel maledetto 9 giugno a Bologna, cosa, quei minuti finali, cosa ti è venuto, diciamo, che ti è venuto in mente? Quando abbiamo perso contro Bologna, la traversa, è stato un momento molto brutto, perché tutti in spogliatoio, non c'è nessuno che parlava, più di 15-20 di minuti eravamo tutti lì, piangono tutti i giocatori, diciamo, tutti, e quelli che non vogliono fare vedere entrano proprio in bagno a piangere. È stato un giorno molto brutto. Il preparatore Mariani vuole aggiungere qualcosa, una domanda? Una curiosità, in quale squadra di Serie A ti piacerebbe giocare? Per me tutte. Qual è la preferenza? In particolare Juventus. Grazie. Allora, chi voleva fare il bis? Cioè, in Serie B ha mai fatto un gol? In Serie B non ho mai fatto un gol. Non ho mai fatto, però sì. Quasi. Sta aspettando. Quando rientro spero che faccio questo gol. Allora, ancora? Va. In quale altro club europeo ti piacerebbe giocare in un futuro?
o in Francia o in Inghilterra. Facciamo una... No, c'è ancora un'altra domanda? Allora, un applauso a Renzo Portelati. I nostri ospiti vogliono chiedere qualcosa, non avete domande da fare a Selasi? Vai, Mario. Ah, tutti e due, vai, comincia tu. Ci giochi a FIFA? No. Non ti prendi tu alla PlayStation? No. No, perché lui è sulla PlayStation. Ah. Se fossi lui mi prenderei sempre. E invece no, per... questo lui è un esempio gioca. Positivo, no. Si parlava prima di PlayStation, eccetera, no? Perché è una cosa che non mi... Non ti diverte? Ecco, mi chiamano tutti gli amici tipo latte, vieni da me, andiamo a giocare. Però non mi piace a perdere. E poi, non ci sai e giocare. Poi, e poi non so giocare, quindi non vado, perché vado... E quando perde lui mi prende in giro. Quindi non vale. Mister Stante? No, io visto che prima parlavi di esempi, vedi a Samoa come un esempio. Io adesso ti faccio una domanda, vorrei chiederti 3 consigli da dare a loro per il futuro, per il proseguo del campionato, della stagione calcistica cano. 3 consigli che dai a loro. Prima è la scuola. Nessuno di voi deve scherzare con la scuola. La scuola è molto importante. E poi secondo viene il calcio, perché credo che qua in Europa se uno vuole fare il calciatore, i suoi genitori vengono tutti e sono tutti lì a tifare per voi. Da noi non è così. Quindi qui penso che c'è tutti questa, come si dice, amore per i bambini, anche se il bambino dice oggi voglio fare il calciatore, sua famiglia sono tutti lì a tifare per lui. Quindi ti dico, diciamo che prima è la scuola e secondo calcio e poi terzo rispetto a tutti, e queste 3 cose che mi devi lasciare a voi. Felice di chiamarti Stefano come me? Ma tantissimo, per me è una cosa bellissima, è un bellissimo nome. Bene, allora andiamo al prossimo, insomma è importante Stefano. Sarei bravo a giocare a 6 anni? A 6 anni? Beh, adesso non mi ricordo benissimo, però mi ricordo che mi divertivo tanto e ogni volta che c'era il pallone, sia a scuola, sia quando andavo a calcio, era sempre il momento più bello. Bravo, andiamo avanti col prossimo. Rimarrai sempre nel Pescara? Io vorrei rimanere soprattutto quest'anno per fare un bellissimo campionato e poi non lo so, se non dipende solo da me. Io comunque spero di rimanere tanto nel Pescara, sì, perché è una bellissima squadra e una bellissima città. Prossima domanda. Da bambino in quale squadra sognavi di giocare? Allora, quando ero piccolino sognavo di giocare nella Roma, perché io sono nato a Roma e quindi era la squadra della mia città. Bene, andiamo avanti con la prossima domanda. È felice di giocare a calcio? Beh, giocare a calcio, come ho detto prima, sin da quando ero piccolino come voi, era la cosa che mi piaceva di più. Giocavo sempre a calcio e volevo anche dentro casa, giocavo sempre con mio papà. Giocavo dentro la sala, rompevo sempre i vasi di mamma e tutto quanto, quindi anche tu, l'hanno fatto tutti. Quindi... Aspetta, gli dai il microfono per favore, dai il microfono. È meglio, con il palloncino non si rompono. Che stavi dicendo? Ma quando tu hai iniziato a giocare... Ti pareva che era bello? Sì, ti dicevo, è bellissimo giocare a pallone. Ma voi giocate tutti quanti a pallone? Sì. È la cosa più bella del mondo giocare a pallone. Poi quando diventi più grande, se sei bravo e fai... Già, a 6 anni. Allora vi dovete allenare tanto. Anche tu sei bravo. Vi dovete allenare tanto, così potete giocare da grandi nel Pescara. Non devi perdere mai.
Non devo perdere mai? No. Io ci provo, io e i miei compagni di squadra ci proviamo e speriamo di vincere tutte le partite, però non è facile. Prima di iniziare le partite sei agitato? Ma questa è una bella domanda e dipende. Alcune partite mi è capitato che ero un po' nervoso e invece altre partite ero più tranquillo, però diciamo che la cosa importante sarebbe di stare tranquilli e di aspettare finché non inizia la partita. Poi quando inizia la partita è tutto più facile, però sei più rilassato. Quanti gol avresti fatto? Quanti gol avrei fatto quando? Quanti ne ha fatti? Quest'anno, dici? Sì. Quest'anno nelle partite ho fatto 12 gol nel campionato. Almeno 20 gol li vorrei fare quest'anno. Chi è il tuo giocatore più bello di Serie A? Della Serie A, fino a poco tempo fa che giocava, era Francesco Totti, della Roma. Lo conosci? Lui era, per me era il più forte di tutti. Adesso purtroppo ha smesso, però è stato un grandissimo giocatore. Qualche volta tu hai fatto dei gol a rovesciata? In rovesciata? Sì, una volta l'ho fatto, una mezza rovesciata, diciamo. Come fai a sapere se un bambino è forte a una certa età? Lo capisci perché se ti piace tanto 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 giocare e quindi vuol dire che ci metterai tanto impegno, probabilmente diventerai forte. Ci metto tanto impegno? Tanto? Poi quando diventi un pochino più grande, verso 12-13 anni, lì si vede insomma se potrai fare il calciatore oppure se magari sarà un po' più difficile farlo. Comunque devi crescere ancora un pochettino per vederlo. Sì. In una partita quanti gol fai? In una partita? No, 4 non li ho mai fatti, ne ho fatti 3 quest'anno in una partita. Beh. Cosa ne pensi del Pescara? Del Pescara, della squadra? Ma io l'ho detto, Pescara è una delle città dove mi sono trovato meglio, anche una delle squadre. E sono contentissimo di stare qui e niente, spero adesso che riusciremo a vincere un po' di partite, perché ne stiamo perdendo un po' troppe e quindi abbiamo bisogno di un po' di punti. Comunque penso che sia una squadra bellissima. Facciamo un applauso a Stefano Pettinari. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Allora, non ti era mai capitato di essere intervistato da ragazzi, bambini così no, piccoli, ma vero? Sono bravissimi, hanno fatto delle bellissime domande. Delle belle domande. Bruno, ci siamo divertiti. Sì, sì, ma questa. Se non ci divertiamo con loro, penso che è difficile divertirsi, insomma. Loro sono schietti, sinceri, per cui... Sentiamo l'allenatrice, come si sono comportati? Qualcuno un po' timido, ma è normale, insomma, a questa età davanti a una telecamera. Sì, 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 è già tanto che hanno comunque risposto e sono ricordati le domande a cui avevano pensato, diciamo. E Alessandro Alberti, Stefano Bettinari, un genitore, come essere genitori di bambini che sognano, come tutti, di diventare campioni nel calcio? Io credo che credo che fino all'età dei 13-14 anni la cosa fondamentale è far sì che un proprio figlio faccia lo sport. E soprattutto, per come la vedo io, credo che fondamentalmente, unitalmente insomma alla passione dello sport, in questo caso abbiamo questi ragazzi bellissimi del Pescara, credo che sia importante cercare di abbinare anche l'istruzione, perché poi è evidente che non tutti riescono ad arrivare a giocare a grandi livelli, quindi io ritengo sempre che, voglio dire, un titolo di studio nella vita possa sempre servire. Quindi l'unico consiglio che posso fare io da gente è quello di cercare di invogliare i figli a divertirsi, però non tralasciando ovviamente la scuola. C'era un bambino che voleva fare una domanda a Stefano Pettinari. Come faccio ad essere forte come te? Allora, bravo, ti ha risposto bene il tuo compagno di squadra. E allenarsi sempre tanto e ogni giorno devi cercare di migliorare qualcosa. Ogni giorno che... Bravo, e devi continuare così. C'è un'altra domanda? Passate il microfono a chi vuole fare la domanda. Ma l'allenatore?
L'allenatore ti ha messo alcune volte in panchina? Tante volte è successo, sì. Purtroppo è successo. Allora, vai. Però tu qualche colpi di testa qualche volta l'hai fatti? Sì, tante volte colpi di testa. Ma tu quando avevi imparato a giocare ti sei divertito quando giocavi con i tuoi compagni? Beh, gioca anche adesso, quindi si diverte. Mi sono divertito sia quando ero piccolo, ma anche adesso ci divertiamo sempre a giocare. Delle partite che hai fatto ci sono stati dei gol di testa? Sì, di testa. Quest'anno ne ho fatti due, se non mi sbaglio, di testa. E noi siamo giunti alla conclusione di Cuccioli e Campioni sotto l'albero, seconda parte. Vi diamo appuntamento a venerdì prossimo, perché la nostra trasmissione ricomincerà nella sua normalità con i Cuccioli e Campioni presso lo studio della Pescara Calcio. Ringrazio Alberto Capo, tutta l'area comunicazione della Pescara Calcio, coordinata da Max Mucciante, grazie ad Andrea Di Fabio, grazie a tutti voi che ci avete seguito da casa, un felice 2018 a tutti e ci vediamo tra 7 giorni. Ciao! Presidente, accetta il nostro invito? Certo. Mister, un invito per lei. Grazie. Capitano, ti aspettiamo. Grazie. Simone Andrea, è per te. Grazie. Abbiamo bisogno di una giornalista. Contratto annuale con opzione di rinnovo per la prossima stagione. Parliamone. Cuccioli e Campioni, il venerdì alle 21 su Rete 8 Sport. Ragazzi, fate i bravi.